Buongiorno, buongiorno ai nostri amici in visione e all'ascolto della nuova puntata di Gente d'Abruzzo in Regione. Quest'oggi il nostro ospite non è un abruzzese di nascita, ma possiamo definirlo un abruzzese di adozione, il coach della Pescara Pallanuoto Paolo Malara. Buon pomeriggio, Malara. Buon pomeriggio a voi e grazie per l'invito. Grazie per aver accolto il nostro invito. Ecco, Paolo Malara, per chi conosce lo sport, la pallanuoto in particolare, è un nome importante, non ha bisogno di presentazioni, è stato atleta di punta della pallanuoto Pescara degli anni 80-90, anche campione d'Italia e non soltanto, quella squadra che capeggiata dallo spagnolo Estiarte, insomma, riuscì anche a conquistare la Coppa dei Campioni, ma oggi, da un paio d'anni, Paolo Malara è tornato a Pescara, è il coach di questa nuova squadra che milita in A2 e dopo una lunga esperienza, peraltro, come tecnico in giro per il mondo, soprattutto in Francia, ma anche in Cina, in Iran. Ecco, oggi è tornato a Pescara, guida un gruppo di atleti pescaresi, prevalentemente pescaresi, ma con il lockdown, con la pandemia che ha fermato tutti i campionati, beh, insomma, si è interrotto praticamente, si è interrotta una stagione che stava dando delle soddisfazioni. Come ha vissuto la squadra, come vive lei questa situazione di fermo, di stop, in attesa, insomma, della prossima stagione? Purtroppo non solo la pallanuoto si è fermato tutto lo sport in Italia, escluso il calcio. Potevano forse nella pallanuoto aspettare un po' di più a decretare la chiusura per poter magari svolgere i campionati a luglio-agosto, ma le società hanno fatto sì di decidere di chiudere la stagione dove si era interrotta, quindi non si è più ripreso. Come abbiamo vissuto, purtroppo, come tutte quante, sì, ci si è allenati un po' a casa, ma poi è difficile se non si sta insieme. Questa chiusura qua bisogna valutare per il futuro, per la preparazione per l'anno prossimo. I giovani hanno ripreso adesso alle naia di Under 9, 11, 13, 15, 17, meno la prima squadra, perché la prima squadra è in attesa della decisione che ci sarà giovedì per quanto riguarda la piscina, perché potrebbe anche essere che la società decide di non iscrivere la squadra in A2, visto se dovessero perdere la gestione provvisoria della piscina, soprattutto perché sicuramente ci sarà un bando in futuro per l'acquisizione delle Naiadi, ma in questo momento non c'è nessun bando in corso, non c'è nessuna prospettiva o alternativa. Penso che la proroga sia la giusta ricompensa per quello che è stato fatto quest'anno. Ho fatto un grande lavoro Nazareno di Matteo, Cristiana Marinelli, Di Properzio e Cerasoli per la gestione delle Naiadi. Mi auguro che in futuro sarà così, però noi Ecco, va detto, aspettiamo la certo. decisione delle Naiadi. Va detto che quindi era un project financing, era ben avviato, Sì, e è chiaramente vero, poi. è vero. Il progetto era avviato. Non so come siano le regole, è stato modificato per il Covid, non so se può essere ripartire subito o bisogna rifare un progetto da ex novo. Questo non, cioè, almeno io sento tante voci, ma non sono competente in Ovviamente, materia. lei è il tecnico e quindi, insomma, Esatto. sono la società, Quindi, insomma, voglio dire, non è questo il suo esatto. ruolo, però No, è. no, io ascolto, io penso che c'è un progetto, o fare un bando di concorso sia una cosa positiva per il futuro della struttura negli anni a venire. In questo momento che non c'è questa opportunità, mi sembra che sia giusto oppure di buon senso far continuare per un anno o 2 anni
questa gestione e poi fare quello che tutti auspicano, questo benedetto bando di concorso per l'acquisizione delle Naiadi. Io mi auguro che sia così e speriamo che sia che si verifichi così. In caso contrario, il presidente Marinelli e vicepresidente di Properzio e Cerasoli, che oltre ad essere nella società che gestisce le Naiadi, sono il presidente e vicepresidente della società, potrebbero anche decidere, dopo tanti sacrifici, che poi le posso garantire che oltre ad essere delle persone oneste, sono delle belle persone e sono dei grandi dirigenti, potrebbero anche stufarsi, Beh, che questa è due una anni fa. eventualità che non ci auguriamo, che ovviamente i tifosi, gli Ma neanche sportivi. io, neanche io, perché vorrei tornare a Pescara per vivere a Pescara, ma soprattutto per lavorare con questa squadra che mi ha dato grandi soddisfazioni. Ma se dopo che un anno c'è stato il fallimento delle Naiadi, hanno chiuso le Naiadi, abbiamo girato tutto l'Abruzzo, compresi i playoff, per 4 mesi. Quest'anno il Covid, veramente. Fare dei sacrifici Non è che facile. non è facile, perché dall'esterno sembra tutto facile. Io faccio allenatore, ho i suoi problemi, ascolto, ma per chi gestisce la società e chi fa sacrifici, oltre che magari togli delle ore dalla vita privata per un piacere personale, soprattutto ti metti la mano in tasca per sopportare una società che fa un campionato di A2, non è facile. Penso che poi, soprattutto, sono persone che non hanno bisogno sicuramente della mia sponsorizzazione, sono persone serie, conosciute a Pescara, ma per me sono delle belle persone. Io ho avuto a che fare questi 2 anni qua, le posso garantire che ce ne fossero nel nostro ambiente persone così competenti, preparate e soprattutto di spessore e soprattutto oneste. Ecco, Coach Malara, abbiamo parlato prima dell'intervista, insomma sarebbe insomma, davvero un peccato, è una questione anche di buon senso, il buon senso dovrebbe prevalere, il 2 luglio ci sarà questo incontro, questo vertice in regione proprio in Piazza Unione al quale parteciperà l'assessore regionale allo sport Guido Quintinoliris per la regione, ci saranno ovviamente anche i dirigenti funzionari della regione, ci sarà non la controparte, ma ci saranno diciamo, i vertici della società che gestisce le Naiadi, che poi sono anche coloro che guidano il sodalizio di pallanuoto. Questo è un movimento importante a livello natatorio, non solo per la pallanuoto, le Naiadi, ma anche per il nuoto in generale, vista anche la tradizione che può vantare Pescara e le Naiadi. Sicuro, proprio per questo, e per l'attività di base, per i settori giovanili, per chi va in palestra, chi fa acqua gym, chi fa i corsi, tutti i corsi che ci sono nelle Naiadi. Io posso garantire che quest'anno qua, che vivo la struttura, i dipendenti sono contenti, la struttura veramente ha funzionato benissimo. Bisogna pensare che è rimasta chiusa 6 mesi, riprendere a regime non è facile, e dopo tanti sacrifici ha fatto veramente dei buoni numeri quest'inverno. Poi viene il lockdown, adesso è ripartita, hanno la volontà di fare molto bene, sono persone serie. Secondo me, come ha detto lei, il buon senso deve essere al di sopra di tutto. Io penso che se c'è del buon senso, e se si vedono le cose tranquillamente, serenamente, è impossibile che non abbiano la proroga le persone che gestiscono la piscina. Io mi auguro che il buon senso prevalga su tutto, la serietà, e venga premiata la serietà e l'onestà delle persone che hanno gestito le Naiadi. Ecco, nell'attesa di questo incontro decisivo e ci auguriamo risolutivo in termini chiaramente positivi, possiamo anche un po', soprattutto gli sportivi, gli appassionati, insomma, vogliono anche tornare a sognare. Ecco, qualora si superassero queste difficoltà, queste problematiche,
ci sono i presupposti, secondo lei, conoscendo il gruppo, insomma, di giocatori, materiale umano a disposizione, materiale tecnico e umano a disposizione, per tornare ai passi del passato, comunque riproporsi, diciamo, a un certo livello nella pallanuoto che conta? Sicuramente sì, però abbiamo bisogno, la società ha bisogno, Pescara ha bisogno di stabilità, ma Pescara anche tutti gli operatori che possono e potrebbero dare una mano in futuro alla società e alla squadra hanno bisogno di stabilità. Non si può vivere tutti gli anni pensando che l'anno prossimo non sappiamo se giochiamo lì o... Io penso che c'è una struttura, una società di alto livello. Ci abbiamo dei giocatori pescaresi, tutti pescaresi di alto livello. Con pazienza e lavorando si può arrivare in alto. No? E dobbiamo fare un sacrificio tutti e quanti per cercare di migliorare. E abbiamo fatto passi da gigante per cercare di far migliorare e tirare più i giocatori. Il ricambio di giocatori dal settore giovanile. Questo può essere veramente una cosa, no, non potrebbe, è sicuramente una cosa importante, è sicuramente una cosa da fare e con la prima squadra potremo fare grandi cose. Tra l'altro Speriamo che Pescara, sia. prego, 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 no. prego. No, volevo dire, Pescara tra l'altro in questo momento non è in A1, ma ha un giocatore di livello internazionale, di Fulvio, quindi che è nato qui, tra l'altro il suo papà ha giocato anche insomma, in quel Pescara, quindi insomma le premesse ci No, sono. guardi, Di Fulvio, a prescindere che fa il team manager, collabora con me ed è una persona di grande livello. Di Fulvio Carlo è un giocatore che forse ha raccolto di meno rispetto alla qualità che ha lui come giocatore. Questo è un ragazzo che potrebbe giocare sicuramente in A1 nelle prime sei squadre di vertice dell'A1. Veramente. Una persona, un bravo ragazzo, si allena con grande passione, è un giocatore di qualità. Con questo non voglio dire che gli altri non sono giocatori di qualità. In effetti lui poteva fare magari una carriera differente, ma l'importante è che è contento di quello che ha fatto e anche altri giocatori che questo anno qua hanno fatto passi da gigante, penso che meriterebbero di arrivare in A1 tutti e quanti pescaresi di arrivare in A1 sarebbe una grande soddisfazione, sicuramente per me, ma per i ragazzi che nella loro città, io sono pescarese d'adozione, ma nella loro città riescono a Certo. fare un grande risultato, sarebbe veramente una cosa bellissima, anche per la società naturalmente e La per tutti. società per tutto l'ambiente, Ma certo. certo, perché poi la prima squadra è la locomotiva di tutto il resto, questa è la cosa veramente importante, la tradizione, la storia non vanno mai dimenticate, piacerebbe vedere le coppe che sono state vinte dalla città, tutti i trofei, tutte le foto, queste sono cose importanti che tutti fanno ai musei, nelle squadre di calcio, di tutti i trofei vinti dovevo fare anche Pescara che ha avuto una grande tradizione nella pallanuoto italiana. C'è sempre tempo per farlo. Io ringrazio il coach Paolo Malara per la disponibilità, Grazie per la gentilezza e torneremo a sentirci a questo punto a stretto giro, sperando di avere notizie positive. Grazie, grazie a Malara. Un a voi dell'invito e buonasera a tutti. saluto ai nostri amici, alla prossima puntata. Arrivederci.